Allora, eccolo qua il vino che stai travasando, un colore veramente, veramente bello da vedere, proprio un bel rubino. Sì. Allora, qui cosa stai facendo? Si sente anche un profumo intenso. Praticamente faccio un travaso, quindi dopo, perché il vino mentre si pulisce precipita un po' di sedimenti in fondo alla vasca, che può dare anche origine a certe a piccole puzze. Quindi per evitare questa cosa si passa il vino da una vasca a un'altra. Si usano, mi dicevi, delle particolari pompe che sono poco invasive per il vino, perché il vino ha bisogno anche di essere trattato con i guanti in questo caso, quindi sono pompe speciali che non lo riscaldano e quindi lasciano inalterato le caratteristiche organolettiche del vino. Se si usa pompe con un girante in gomma che gira molto velocemente, questo scalda di più il vino, quindi potrebbe dare qualche alterazione al prodotto finale. Se si usa una pompa di un certo tipo, questa cosa si può ovviare. Addirittura mi dicevi che ci sono già cantine, qualche cantina, che fanno i travasi per caduta, quindi cantine su diversi livelli per evitare l'utilizzo delle pompe, ma stiamo parlando di cose... Siamo a livelli proprio veramente incredibili. Però si può anche utilizzare la tecnica della caduta libera semplicemente senza utilizzare pompe. Questa operazione quanto tempo richiede normalmente? Cioè nel bilancio, diciamo, di un'annata o di una stagione in cui tu vinifichi, quanto tempo si sta in cantina per fare questi travasi? Beh, queste qua sono operazioni standard, cioè ogni giorno tu vai ad assaggiare una vasca, e vedi se ha bisogno di un travaso e la fai. E sono le operazioni normali che vengono fatte tutti gli anni. Questo prima dell'imbottigliamento, quindi quanto deposita il vino nelle cisterne? Lì dipende, cioè il nostro ciclo di lavorazione è abbastanza corto, perché l'Ambrosio, come sapete, è un vino che va bevuto in annato, al massimo 2 anni, quindi si concentra tutto in pochi mesi. E diciamo che l'ultimo travaso posso averlo fatto a giugno, a luglio, poco prima anche addirittura della nuova vendemmia. Quindi l'imbottigliamento si protrae per quanto tempo? L'imbottigliamento anche lì, utilizzando il metodo Charmat, quindi utilizzando le autoclavi, ho un periodo molto dilatato. Inizio con i primi imbottigliamenti a gennaio, poi gli ultimi faccio a giugno-luglio. Tu sei, diciamo, il cantiniere, fra virgolette, ma comunque hai i fratelli, hai anche Simone, che abbiamo visto qua, che lavorava, che si occupa della parte più agronomica, e tua sorella Veronica, che, diciamo, gestisce l'agriturismo, perché la vostra è un'azienda a tutto tondo, possiamo dire, in quanto azienda agricola, azienda agrituristica. Ecco, quanto di questo prodotto che voi producete all'interno dell'azienda, quindi mi riferisco al vino, viene utilizzato quindi a filiera corta, cioè direttamente con i vostri ospiti che vengono a trovarvi in agriturismo? Beh, una buona percentuale, perché naturalmente il ristorante è collegato alla cantina, perché è il prodotto principe che viene consumato sulle nostre tavole, quindi c'è un buon riscontro. Mi dicevi prima che è cambiato anche il tipo di consumatore che viene ad acquistare il vino, voi vendete anche all'esterno, quindi anche a molte persone che vengono qua a trovarvi e portano a casa i cartoni o anche solo le 2 bottiglie di vino. Negli ultimi tempi, con quello che è cambiato anche, insomma, questo periodo particolare che stiamo attraversando, avete notato un cambiamento anche nel consumatore? Che cosa è cambiato? Ci compra meno, compra in modo diverso, è più attento? Compra molto meno decisamente, addirittura mi è capitato che uno venisse a comprare una bottiglia e quello è stato proprio il caso limite. Però, come sanno ormai un po' tutti, la gente consuma molto meno a casa, magari con gli amici si beve la bottiglia di vino insieme la sera in compagnia, e quindi c'è un'attenzione maggiore alla qualità, quindi la gente è più attenta ad ogni livello di qualità di vino, è una cosa normale. Bene, grazie Gianmatteo, ti lasciamo i tuoi travasi, restiamo in tema di vino e in tema di bottiglie, perché proprio recentemente un decreto ministeriale ha sancito che le bottiglie di OP potranno essere chiuse con un tappo a vite. Ne parliamo con Henry Vani, direttore del consorzio dell'Ambrusco di Modena.
direttore, tappo vite, quindi il Ministero ha sancito definitivamente che si può utilizzare, ecco, per i nostri lambruschi che cosa comporta e soprattutto c'è un utilizzo di questo tappo vite per le nostre bottiglie? Sì, l'utilizzo del tappo vite per le nostre bottiglie sul mercato interno, diciamo che prevalentemente riguarda i tagli da litro e mezzo e anche quelli da 0,375, mentre per chi fa molta esportazione, soprattutto verso i paesi tipo Germania o Inghilterra, così, dove applicano un'accise molto elevata sul tappo fungo, perché lo equiparano allo spumante, anche se è un vino frizzante come nella maggior parte dei casi, quindi ricorrono al tappo vite per evitare l'applicazione di un'accise che sul prezzo finale al consumatore incide moltissimo. Noi siamo abituati a vedere sempre il tappo, diciamo, quello a fungo, ecco, ma la qualità del prodotto in una bottiglia col tappo vite è il medesimo? Guardi, la tenuta, diciamo così, che è equivalente, cioè è un tappo che dà delle certezze. Addirittura tutti quelli, diciamo così, che fanno anche della, diciamo così, delle valutazioni, diciamo, sperimentali di confronto tra le varie chiusure, adesso al di là del fatto estetico, quindi andiamo al di fuori di questo, però per i vini frizzanti, i vini spumati, molti dicono che il tappo corona sarebbe, diciamo così, al di là della sua economicità, dà delle garanzie addirittura totali. Ecco, tant'è che nel mondo dello champagne viene utilizzato e chi è, diciamo così, ogni anno va a fare delle esperienze e degli aggiornamenti nella zona dello champagne, e nel nostro territorio ci sono parecchi produttori che lo fanno, vengono, quando tornano, a fare questo tappo a corona che ha un costo veramente molto, cioè che quasi risolve nel confronto del tappo a sugo di qualità, ci dà delle garanzie, ci darebbe delle garanzie superiori. Poi mi rendo conto che di fronte al consumatore abituato, diciamo così, dal punto di vista visivo, quindi ha un approccio migliore rispetto con il tappo fungo di sugo bello eccetera rispetto al tappo corona, quello probabilmente diventa un limite, ecco. È un fatto estetico e anche c'è una componente culturale, insomma, il fatto di essere abituati al sughero, ma la qualità di fatto è la medesima. La qualità sta chiaramente nel prodotto. Ecco, però, ecco, diciamo così che noi come territorio Modena siamo, diciamo così, ma non solo Modena, però a Modena in particolare, visto che abbiamo tanti prodotti a denominazione d'origine, siamo molto legati alla tradizione. Però ecco, mi piace anche, mi piace proporla e riproporla in questo modo, cioè una tradizione per noi è una rivoluzione permanente, cioè, perché altrimenti la tradizione sarebbe quella ancorata ai nostri predecessori, quindi ai nostri trisavoli, però noi, noi i nostri produttori sono stati bravi a riproporla sempre in un modo attuale, quindi facendo di fatto una rivoluzione permanente. Quindi se la guardiamo in quell'ottica lì, anche quello della chiusura, il consumatore, diciamo così, si rende conto che comunque sì, la vita va avanti e le prospettive sono diverse. La qualità dell'uva, come quella dei frutti, dipende anche da un'adeguata irrigazione, ora anche con tecniche che erogano acqua direttamente sulle radici delle piante, con tubi interrati. Allora, questa è una nuova macchina che è stata realizzata per la posa delle ali gocciolanti, e specialmente sia per le ali gocciolanti pesanti, utilizzate sia nel settore del mais che nelle colture ortive, viene utilizzata molto anche per il discorso dei vigneti e dei frutteti. E questa applicazione, come potete vedere, ha la regolazione idraulica degli interratori, il programmazione in modo tale che in funzione dei vari sessi di impianto dei frutteti o dei vigneti viene regolata sia in larghezza e sia come quota di profondità determinata dalle ruote che vanno ad assolcare la profondità voluta, che va da 5 cm a 50 cm. La nuova serie di ali gocciolanti è nata esclusivamente per essere interrata, in quanto ha un gocciolatore montato che viene stampato praticamente direttamente sopra al tubo in polietilene, che è tubo in polietilene polimero vergine, che anche a contatto del terreno nella parte interrata non crea problemi negli anni. Io ho fatto la scelta di irrigare il frutteto
il nuovo frutteto che ho fatto è con l'ala gocciolante. L'ala gocciolante ci sono tre modi per posizionarla: una è sul filo, una è in terra e una sottoterra. Sul filo pensavo molto ai picchi, visto che nella mia zona ci sono i picchi e ho avuto esperienze di impianti vecchi che purtroppo il picchio mi rovina il tubo. In terra anche lì c'era il problema di quando vado a raccogliere i rami, con il giro rami il tubo potrei prenderlo e non è un problema. A questo punto mi è rimasta solo l'opzione di metterla sottoterra, 4 dita sottoterra. Ho già un frutteto che sono 4 anni che l'abbiamo fatto su 2 ettari, io al momento non ho nessun tipo di problema. Con l'ala gocciolante facciamo la fertirrigazione e in questo modo non abbiamo evaporazione dell'acqua. Con il minimo apporto di acqua io riesco ad alimentare molto bene le piante. Facciamo fertirrigazione e 2-3 volte all'anno iniettiamo insieme al concime un acido apposito per tenere pulita l'ala gocciolante. Allora, qui siamo davanti a delle piante di Golden. Questi sono i risultati al secondo anno di produzione con la fertirrigazione che abbiamo fatto. E siamo giunti al termine di questa puntata, vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Chi volesse rivedere questo appuntamento può cliccare sul sito cieloaperto.com oppure seguirci sulla pagina Facebook. Grazie e arrivederci.